Allora ragazzi, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gaz734 e io sono New734. E quest'oggi siamo su Castle Clash nell'account questa volta di Zeb Akab. Che sarebbe... perché quando dico la B viene un... di sottofondo? Cioè lo sai? Non lo so, è vero però. Zeb Akab. Vedi? Zeb Akab. Akab. Vabbè, comunque sia, siamo su questo account nel quale oggi rolleremo queste 21.000 gemme bello, abbondanti. Alla ricerca di Cavalier Teschio, Rocco, Re di Vivo, Trixie e Rodolfo. Quindi sono tanti eroi, sono tante gemme. Mi auguro il meglio per questo account. Certo. Ma prima di ciò ci ha chiesto ovviamente anche lui di salutare la sua gilda. Quindi salutiamo gli Spacaregni. Una gilda fondata da rumeni in Italia. Ehi, lascia stare Spacaregno. Spacaregno ammazza fratello. Ok. Ovviamente si scherza, non voglio assolutamente offendere la gilda, quindi vi prego non prendetevela male. Quindi, prima di cominciare con le rollate, controlliamo ovviamente quanto spazio c'è nel magazzino. Vediamo un po'. Allora, abbiamo 26 su 60. Oh mio Dio! Su 65 wow. Slot. Ok. Devo dire il nostro, come si chiama? Zeb Akab. Esatto. Ha fatto un ottimo lavoro, grande. E mi ha lasciato letto, a parte che non ha emblemi. Cioè, forse li ha messi tutti. Possibile. Per liberare, sì. Capito? Slot. Grazie mille. Sei un grande. Grazie mille. Allora, mi ha detto che posso aprire le uova e gli scrigni che ha. Wow. Questo è uno scrigno del giorno 7, quindi prendiamo la carta eroe leggendario che poi ovviamente apriamo. Cioè, bello! Ok, anche 300 gemme in più, una cassa talento livello 5, 12 scrigni fortunati. Allora, direi di lasciare questi qui delle bufere, perché comunque magari li sta accumulando, ci possiamo fare un pack opening in futuro, se ritiene. Anche perché sappiamo già che cosa danno e mi dispiacerebbe un po' ad aprirglieli. Però questi qui, per esempio, che potrebbero dare cose belle, visto che sono appunto... come si dice? Buoni, belli. Randomici, ecco. Ah, ok. Potrebbero dare perché cose non fai belle. Apri 10? Perché ce n'erano 12, ho fatto prima apri. Adesso apri posso uno. Fare io apri 10? Ti senti fortunata? No, per niente. Allora faccio io apri 10. Così almeno se la colpa ricade su qualcuno. Cioè, ecco cosa. Tre no, carte no, aggiorno no, talento. No, per carità, due, è buono. Bam, bam, attenzione, no, tutta roba buona. Sì, infatti. Tutta roba buona. Vedo che anche 10 rune talento livello 6, quindi... Bello, mi piace un sacco questo account. Questo qui la utilizziamo. Queste qui le utilizziamo, ci prendiamo le gemme. Allora, carte eroe leggendarie. Di quelli che cerchiamo potremmo trovare il teschio e, e basta. E basta. Quindi troviamo il teschio. Guarda, la lascio aprire a te. No. È una carta eroe leggendaria. Ma io sono sfigata. Ma tanto non esce mai il teschio. C'hai ragione, va bene, beccati sto paladino. Teschio. Quasi. Ninja, giusto, è l'alternativa al paladino. Più o meno è quella, eh. Di solito ninja e paladino esatto. Sono i due favoriti. Allora, abbiamo anche uno scrigno talento livello 5. Wow. Ma abbiamo anche, attenzione, tre uovi violi. Uovi sì, violi. Esatto. Ok. Scusami, apriamo. Se siamo in Spacaregni, uovi violi. O uovi viole. C'hai ragione pure te. Comunque. Allora, controlliamo incubazione. È la terza volta che ho sbagliato. Sbaglio sempre. Allora, controlliamo chi ti manca, quanti te ne mancano. È messo meglio di me con i pet questo ragazzo. Aiuto, è a 40.000 punti, complimenti. Wow. Cioè, Little Evok ne ha 12 o 14. Quanto è carino. Penso che ora glielo portiamo su. Allora, apriamo questi tre uovi lì. Oh, non le posso aprire. Va bene. Grazie. Beh, mamma mia. Due mini angeli, un elefante e un little Evok. Wow, vai. Adesso io ti trovo tutti i little Evok. Magari anche qualche little angel, mini angel. Ma... mamma mia che sfiga, non li voglio mai più aprire questi cose. Facciamo così, apro io il terzo. Che sì, ti prego. Abbiamo visto che... ti prego. Vabbè. Meglio di te. Sì, questo è sempre vero. Meglio di te. Hai trovato una mini meme. Abbiamo trovato il numero giusto di little Evok. È il numero giusto di mini angel. Cioè, guarda qua. Il numero giusto di tutti e tre i pets per portarli su di livello. Cioè, siamo due grandi. Fantastico. Allora, portiamo gli elefanti a livello 4. Ok. Più 120. Anche perché... è carino lo gli elefanti. Ti viene proprio voglia di abbracciarlo. Sai che gli è stata modificata la skin? Prima non era così. Non era così natalizio. Sì, prima aveva un cappellino, non aveva il cappello di Natale. Poi è diventato un natalino. Esatto. Ok, alziamo anche qui. Bello, non li avevo ancora visti i pet a livello 8 e...
Io ce li ho a livello 7, quindi sei oltre il mio primo account. E sei solo, hai soltanto 40.000 di potenza, cioè non è che hai soltanto per dire che sei scarso. No, nel senso, in confronto a lui, pochi, cioè, punti, cioè io ne ho 205 mi pare. E comunque sono messo benissimo. Peggio di te. No, infatti, complimenti. Allora, direi di cominciare con le rollate. Ricordo che stiamo cercando Teschio, Rocco, Redivivo, Trixie e Rodolfo. E qua l'altare. Cazzo, io cercavo di prendere tempo rielencando gli eroi. Okay. Però questa volta rollo io la prima. Tanto per cambiare. Esatto, vai, tocca a te. Tocca a me. Io rollo magari 3 da 1, vediamo se sono più fortunati. Mamma mia. Dipende, ci sono account dove sono fortunati, roll da 3, account io dove sono vado fortunati, con roll, roll da 3, mi piace di più. Non è vero, mi fa schifo. Io, secondo me è proprio il periodo che è un po' sfortunato. Cioè guarda, impossibile. Meno gemmeroni. Ma forse perché trovi. Hanno messo il 100% di bonus e quindi, capito, hanno tolto le possibilità, non lo so. Effettivamente sì, conoscendo i GG. Appunto. Olè. Mamma mia. Mamma mia. Pizzeria. Pizzeria, che cosa brutta. Che cosa brutta. Fratello. Ma tocca a te, amorino. Vai, roll da 3. Vai. Oh cavolo. Allora, se tu non trovi a me leggendario, io spacca tutto tuo regno. Va bene? Mamma mia. Proviamo. No, è leggendario. No, è questo leggendario. Non è leggendario. Ultima possibilità. Mamma mia. È terribile, ma che cos'è? No, vabbè, ragazzi, ma dai, allora, io direi arriviamo a 15.000. Poi se non abbiamo trovato neanche un leggendario, direi di fermarci un attimo e sì, vedere e riflettere sui nostri errori. No, riavviare il gioco perché potrebbe essere un pochettino di sfiga temporanea. Io faccio così, mamma mia, faccio così. No, è pietoso. Allora, rimangono gli ultimi roll. Io ci riprovo da 3. Niente, vai tu. Basta. Niente, ok, abbiamo rollato ben 6.000 gemme e non abbiamo trovato un singolo leggendario. No, è osceno. Giustamente, abbiamo trovato un sacco di pet, abbiamo trovato un sacco di cose belle, neanche mezzo leggendario per ora, quindi direi di fermarci un attimo. Pausa di riflessione con questo gioco, un momento. Esatto, ritorniamo fra poco, cioè riavviamo il gioco e vediamo se si ripiglia ecco, un attimo. Perché non si può. Ok, eccoci tornati dopo un... eccoci tornati dopo un rapido riavvio, volevo dire, però, boh, la lingua ha detto, no, smettila, rimane incollato il palato. La lingua è crisciata. Dai, vediamo se funziona adesso. Manco per niente. Vai, prova tu, abbiamo fatto un roll da 3, da 4, vabbè, da 3,50. No. Ci fanno lo sconto a noi sui roll. Sì, dicono, guarda, paghi di meno ma non ci trovi niente. Mamma mia, che cosa brutta. No, mi sto sentendo male, non ce la posso fare. Ho capito, cioè... No, guarda, ma che ne cacchio! Ne manco. Proprio l'italiano. Uno, due e tre. Ma che cos'è? No, io non ci posso credere. Ragazzi, no, wow! Cioè, no. Una rollata epica in senso negativo. Guarda là, non esce niente. Cioè, tu provi con il roll da 1, io provo con il roll da 3, niente. No, io... Gioco riavviato. No, mi sto sentendo vai, malissimo. Vai, prova. Mi sto sentendo malissimo, non ce la faccio. Allora, io adesso provo 3 da 1 rapidi. Un paladin, oddio. Ho sbloccato. No, l'ho sbloccato. Vai. Ora si cominciano a prendere i leggendari. Non è vero. Sì, che è vero. Sotto le 10.000 gemme troviamo tutti i leggendari. Aiuto. Non è vero. Sotto le 10.000. Ora siamo sotto le 10.000 e troviamo i leggendari. Però non avere fretta, calmati, calma. Sono agitata. No, anzi, devi calmarti, devi respirare così riesci a mantenere la lucidità e rollare bene. Ma non sto rollando niente. Non dipende da noi, purtroppo no, non so, dipende da però... noi. 13.000 gemme per un paladino. Wow! Un 30, bene, euro, dai. Un ma non è nulla di quello che cerchiamo. Assolutamente no, però, è terribile. Due leggendari, dai, forza. Cioè, un... Dai, veramente, mi state sfottendo. Mi dicono, senti... O rolli da solo, oppure non rollare proprio, che la tua ragazza oggi porta una spiga. Come quel commento lì, a me che play con io non piace. Ah, va bene, grazie. Dai, vediamo che riesci a prendere. Ora sento che prendi il leggendario, forza. Me lo sentivo, come hai fatto a non prenderlo? No, vabbè, non ce la posso fare. Non metti la mano davanti alla bocca, sennò non si sente niente. Ripeti quello che hai detto. Io non ce la posso fare. No, dai, cioè... No. IGG, sai. Cioè,
Insomma, ci conosciamo da tanto. Ci stai facendo fare una figura di cacca, IGG, per favore. Ah, più che noi, lei la sta facendo, perché, guarda, sì, ma oggi è primo gennaio. 2 gennaio adesso. Vabbè, 2 gennaio che è passata mezzanotte. C'è il bonus del 100%, quindi la gente shoppa e non si trova, la IGG sta dimostrando nuovamente che maggiore è il bonus e minori sono le possibilità di rollare leggendari. Ovviamente, così. Dai, cioè, non fare così, forza, dai. Vediamo a chi toccava, a me o a te? Mi pare toccava a te. A me? Mi sa che toccava a te invece. No, io non ci posso credere. A parte che sono gli stessi eroi che abbiamo trovato nella rollata di prima, se non sbaglio. Non mi pare. Questa forse, sì. Forse questa in sì. Ordine diverso. Ma forza. No, dai, dai, forza. Ora, scherzi a parte, tutto quanto. Uno, dai. Due leggendari, 20.000 gemme. Io non ci posso pensare. Dai, riproviamo. Alchimista, che sia un segno che voglia forse dire nope. Mamma mia. Mamma cioè, mia. È incredibile, questa rollata è veramente incredibile. Che ladrata, ragazzi. Vabbè, noi continuiamo. Un Godzilla, wow, di Neve, tre un leggendari. Godzilla di Neve, i tre leggendari più terribili, sì, dell'universo. Sì, sì, però uno ogni 7.000 gemme, cioè, poi ci ha dato tre fezze proprio. Mamma mia. Poi è una... Riprova, dai, forse le ultime gemme sono più fortunate. Manco per sbaglio. Dai, forza. Dai, carica, uno, carica. 2, 3, mamma mia. No, io invece tengo premuto perché me lo sento fortunato. Vai. Boom! Dio no. Del tuono. Minchia, 4-0, sto facendo tutto io. No, ma... no, uno l'ho trovato io. Sì? Mi pare di sì, il 31 non l'ho trovato io. No. Vabbè, fai tu queste due rollate finali. Dai, ci mancano 24 gemme, vediamo se c'è la bacheca da fare. Forse no, però il 30 euro l'avevo trovato. Aggiorno talento. Attenzione. Colpo di scena. Possiamo utilizzare la cassa talento level colpo 5. Colpo di scena. No, cos'è questo? Perché tenacia? No, che cosa stai facendo? Simba, che usiamo cosa hai la fatto? Cassa talento livello 5. Beh, no. Se le rollate sono andate una merda, io mi auguro che con la cassa troveremo un talento buono. Vediamo che talento buono potrebbe servire su questo account. Allora. Dio della guerra. Dio della guerra. Aiuto. O bastione. Dio della guerra. Ma perché stai alzando questi talenti? Non capisco. Non è molto buono. Qua furia. Furia. Se hai una seconda zucca è ancora qua meglio. Va bene. Qua qualunque cosa va meglio di quello che ha. Sì, diciamo che come talenti. Come talenti lasci un po' sei desiderare. Messo, sì. Forse conveniva più rollare qualche talento. Allora, rolliamo sulla zucca che ha rigenerazione 5. Ok. Guarda, uno dei pochi talenti che non ci serve è rigenerazione 5 adesso. Ma io sono convinta che col culo che ci ritroviamo lo troviamo proprio adesso. Vediamo, scopriamolo. Rollo io. Vai. Bastione 5. Bastione, buono. Ottimo. Lo mettiamo al golem? Allora, bastione 5 starebbe benissimo su golem, che ha rianimazione 6, che... sinceramente non è che sia proprio il massimo. Su Barba Bianca anche sarebbe benissimo. Volendo su Babbo Natale. Però su Babbo Natale secondo me è meglio Dio della Guerra. O anche su Dracula. Cioè si può secondo scegliere su chi golem. Metterlo. Visto che abbiamo rollato soltanto questo talento, io quando avrò finito questi roll gli dirò Ve senti gli dirò senti le cose stanno così. Abbiamo trovato un rigenerazione le 5 chiacchiere stanno... un rigenerazione, un bastione 5. Ora sta a te darlo a chi preferisci. Io ti consiglio uno di questi tre eroi. Gli dirò Dracula, Barba, Golem. Intanto otteniamo anche le tre uova. Riteriamo. Possiamo avere anche altre gemme. Va bene, abbiamo altre gemme. Ok. Colpo abbiamo di scena. Ancora una rollatina da 3 per me e poi ti lascio fare la rollatina finale da 1 per chiudere. Per chiudere tutto. In bellezza. In bellezza, sì, vai. Ci si augura in bellezza. Comunque dai, bastione dai. 5 è stato un bellissimo talento da trovare, quindi almeno quello. Minchia, manco la conferma mai chiesto. Vabbè. Però almeno hai trovato un leggendario che non serve a niente, però l'hai trovato. Vai, prova tu. Niente, però sono due rollate. E vai, come vuoi tu. No, la prossima falla tu, io non ce la faccio, fa schifo sta cosa. Non me lo lascio ripetere. Licantropo, ovviamente ragazzi, per chiudere in bellezza ci voleva il licantropo. Vediamo un po' che cosa mi abbiamo rollato. Tanto. Abbiamo rollato e possiamo vederlo, perché sono proprio queste, cioè 1, 2, 3, 4, 5 eroi leggendari che sono uno peggio dell'altro. 4 frammentabili. 5 fezze, cioè ma che cos'è? Sì, 4 frammentabili e un trentauro che sarebbe praticamente la versione non frammentabile del paladino. Quindi cioè, che non c'è andata proprio bene con le rollate, peccato. Cioè il migliore che abbiamo trovato credo sia il Dio del Tuono e ho detto tutto. O il Godzilla forse. Beh, effettivamente. Vabbè. Fra quegli eroi, anche perché io vedo che lui non ha neanche Cupido, Valentina, cioè non me li ha chiesti. No, Cupido ce l'ha.
Ce l'ha? Non so perché ce l'ha a livello 80, però ce l'ha. Ah, proprio l'ultimo. Portalo su quel cupido. Non l'avevo proprio visto. Non l'avevo proprio visto. Allora, viene che lo porti. Ecco, allora un Generazione 5 sarebbe stato bene anche su Cupido. Ora c'è quel Bastione 5 da dare a qualcuno. Ti consigliamo Golem. Barba, Golem oppure Dracula. Dracula. Ragazzi, purtroppo non è andata bene. Questo video giunge al termine. Io spero vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un like, un commento e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale. Ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao a tutti. Spacaregna.